Ciao a tutti, eccoci con i video dei preferiti in collaborazione con Riflessi Cangianti 83. E si inizia a bagliare Aaron. È Salutiamo finito. Decentemente Veronica, che appunto ha fatto con me collaborazione i preferiti del mese di settembre. Vi lascio il link, come al solito, qui nell'info box. Andate a dare un'occhiata perché metto sempre un sacco di informazioni. Tutto quello che può venire in mente io lo metto nell'info box. Se non c'è, lasciate pure un commento e vi risponderò. I preferiti del mese di settembre. Allora, parto dall'evento che mi è piaciuto veramente tanto andare a vedere. Sono abbastanza una appassionata di fumetti e davvero mi ha sorpreso perché questo evento, che magari tutti voi conosceranno, il Fantarona appunto. Questo evento è dedicato ai fumetti e se riesco vi inserisco anche una foto. E mi è piaciuto davvero tanto e mi ha dato anche modo di rivedere Veronica, quindi sono stata davvero davvero tanto felice. E sì, insomma, tanti costumi interessanti e tutti veramente Tra i molto. Preferiti ci va assolutamente un acquisto che ho fatto ancora da Victoria's Secret. È il borsellino, però non ce l'ho qui fisicamente con me, anzi no, ce l'ho qui fisicamente con me. Ed eccolo qui, il borsellino di Victoria's Secret, ovviamente un modello perché poi ce ne sono veramente tanti tanti altri. E sì, appunto, c'è la carta d'identità, la patente, insomma, è abbastanza. Vediamo se riesco a. Insomma, si capisce? Sì, insomma, è bello perché all'interno è immacolato. Togliamo la carta d'identità. Così è bellissimo, è stupendo. Ovviamente ho tenuto la loro cartolina perché tanto volevo solo inserire la patente, il bancomat e la carta d'identità. E per quanto riguarda invece la sezione beauty, allora non ho messo tantissimo lo smalto perché purtroppo le unghie stanno avendo il loro momento nodo. Poi i capelli ovviamente dovevano arrivare loro. E quindi vi nomino lui. Questo smalto che ho messo in questa occasione appunto del festival perché è una riscoperta più che altro. Mi piace davvero tanto, ve lo faccio vedere anche da vicino. E la durata, sì, insomma, anche è abbastanza buona perché ho lavato, ho fatto di tutto e di più e lui è ancora qui sulle mie unghie, un po' sbeccato, vabbè, ma quello ci sta. E quindi sì, direi questo Lasting Color di Pupa e se c'è ancora vi dico il numero, tutto un numero 165. E come rossetto invece sto lavorando qui nella mia borsa, qua di fianco a me, perché ho pensato, piccola parentesi che non c'entra nulla con il video, scusami Veronica, nei nostri video succede sempre un po' di tutto, vabbè. Ho pensato di fare diversi video perché voi mi vedete così truccata, ma sotto al pantalone della tuta, ho messo questa giacchettina per essere un po' più presentabile. O comunque volevo partecipare al contest di Clio, vediamo se riesco qua, avete visto tutto il mio marasma? No, questa è la cartolina, oltretutto se a qualcuno interessa gliela regalo, gliela spedisco ovunque voi siate, perché io non ho intenzione di prendere questa pochette, so che comunque anche se andate nei negozi c'è tutto, ma magari in info box vi lascio appunto una postilla. Tornando a noi, non ho potuto partecipare al contest di Clio. E quindi ho detto, vabbè, sono così truccata, faccio una serie di video perché insomma, sono rimasta troppo delusa. Quindi lo racchiuderei nel mio evento delusione del mese. Non posso partecipare al contest di Clio. Ma arriviamo a noi. Il mio rossetto preferito è ancora lui e rimane sempre in classifica, se così si può dire. È questo bellissimo rossetto. Ogni volta che penso a un outfit, regalatemi una vocale. Mi viene in mente lui, quindi non lo so, lo adoro, mi piace, l'ho messo anche per l'evento di cui vi ho parlato prima, insomma sì, io adoro questo rossetto. Che adesso andrà dritto dritto nella sua postazione, quindi qui ai miei primissimi posti. E come mascara, appunto rimanendo in tema di make-up, ci metto lui, mi sono veramente innamorata di questo mascara perché fa delle ciglia pazzesche, favolose. E che sì, questa è la maglietta della tuta. Ricomponiamoci, vabbè, ma chi se ne frega? Questo è lo scovolino. Quando mettiamo i barattoli così, a me fa paura, voi no, sembra che cada il prodotto. Comunque, tornando sempre in noi, questo mascara qua è il mio preferito di settembre.
arriviamo al profumo invece del mese di settembre, che ovviamente è in questa pochette, e dove ho il marasma più totale. Magari registro anche il What's My Bag, così vi faccio vedere il contenuto di questa bellissima pochettina. Ed è il profumo di Victoria's Secret, manco a dirlo, perché l'altro mese sì, avevo fatto un altro acquisto. Sì, sto impazzendo letteralmente per Victoria's Secret, comunque vabbè. Questo profumo che oltretutto ho scoperto essere il più venduto è il Bombshell. Mi piace tantissimo perché ha il roll-on. Ha questo profumo molto agrumato e fresco e si sente proprio all'istante. Voi lo mettete, si sente proprio e divaga, divaga, è fantastico. E sono andata a recuperare questa crema viso di Collistar. Sono le creme di sorbetto, questa è idratante, nello specifico, poi so che ci sono diverse varianti. L'ho recuperata perché ho aspettato a buttarla. Allora, spendo giusto due paroline, non vi annoierò, lo giuro. È solo che se avete intenzione di provare queste creme molto carine, molto pucciose, perché hanno, sono rosa, poi c'è un giallino chiaro, insomma, come vedete, mi sto muovendo tantissimo. Ma sono appunto di ogni gusto, di ogni caratteristica. Non mi è piaciuta tantissimo, l'aggiungo qui nei preferiti perché al momento non faccio i prodotti, no, i prodotti quelli che non mi sono piaciuti, quindi ho pensato, se va bene anche a te Veronica, di racchiudere comunque i prodotti preferiti perché l'ho usata, perché come vedete non faccio neanche il video dei finiti dei mesi, mi spruzza, vi capita anche a voi che quando poi è finita ed esce fuori tutto, vabbè. E comunque sì, l'ho usata, non è che non mi è piaciuta, perché poi comunque secondo me faceva un bel effetto, soprattutto era una buona base per il trucco, però mi bruciava. Quindi non lo so, se anche voi siete dei soggetti un po' sensibili con un po' di allergie varie, perché io sono un soggetto allergico, ma ormai lo saprete. E non lo so, ecco, magari se potete fatevi dare un campioncino da Sephora, sapete che vi fanno i pottini, provate la casa perché non costa tanto, ma non costa neanche poco, insomma, più di 10 euro sicuramente. E ci sono all'interno 50 ml, vi dura tantissimo perché ne basta poca, e anche se esagerate, perché io pur di finirla, cioè non finiva più, non finiva veramente più. E secondo me negli angolini, e se spingo c'è ancora qualcosa, ma onestamente sto provando un'altra crema e poi lei basta, basta, basta. Invece questo mi è piaciuto davvero un sacco. E ve l'avevo anticipato in un video, però non mi ricordo quale, scusate, quindi non ve lo linkerò nell'info box. Però se anche voi avete problemi con le mani, cioè nel senso che vi danno fastidio usando determinati prodotti, e a me succede questo, per il motivo di cui vi ho parlato prima, e questo sapone è buonissimo, non mi ha dato fastidio e insomma, quindi l'ho veramente apprezzato. Sto terminando quello della Lidl che non mi sta piacendo molto, ma lo vedrete nei preferiti del mese prossimo perché comunque volevo parlarvi un po' delle sue caratteristiche. E mi è piaciuto tanto perché ha l'erogatore, è tantissimo, ha un buon profumo, ma non è stufoso perché io non amo troppo i prodotti, quelli con gli odori troppo persistenti, e mi è piaciuto, quindi sì, un preferito a tutti gli effetti. L'ho trovato, l'ho comprato all'OVS e l'ho pagato davvero pochissimo, pochissimo, veramente intorno a 1 euro, e ci sono un sacco di, sì, 500 ml, quindi buono, io l'ho preso alla pura rosa, ma ci sono tantissimi altri profumi e sì, lui mi è piaciuto tanto. Ok, un altro prodotto che vi dovevo assolutamente mostrare è questa meraviglia di shampoo, che si vedrà in tutto il suo splendore, sì. Eccolo qua. Ecco, un prodotto che vi dovevo assolutamente mostrare è questo shampoo glitterato, lasciate perdere la mia maglietta della tuta sotto. È fantastico, rilascia un profumo molto piacevole, non mi sta dando nessun tipo di problemi, anche se, come voi sapete, oramai non controllo più tanto l'inci perché i miei rapporti con il bio sono sempre un po' pragmatici, e quindi insomma adesso compro quello che mi piace, quello che voglio provare senza farmi troppi problemi. Comunque non mi sta dando veramente nessun tipo di fastidio ai capelli, e forse questo sì, l'avevo detto anche qui in un altro video e non mi ricordo. Io ho una memoria che proprio no, non ci sta con la mia testa, appunto, non c'è nella mia testa, però non rilascia questi glitterini, anche io pensavo potesse rilasciare in qualche modo questi glitterini, però lascia un effetto
glowy sui capelli, quindi molto glossato, come vedete, cioè non lo so, li lascia veramente belli. Dopo un periodo orribile, è arrivato lui, insomma, sono veramente contenta. Non si trova dappertutto, quindi io adesso ne vorrei fare scorta, anche se non costa proprio poco. Per 250 ml, se non sbaglio, costa intorno ai 3 euro. Quindi, per il mio budget, il mio target, per me non è poco per uno shampoo. Però penso di riacquistarlo e di prenderne 2-3 flaconi, proprio perché non sto notando, cioè non lo vedo spesso nei supermercati. Fate conto che io giro la Coop, l'Esselunga e ho controllato forse anche al Gigante, no, Gigante no, perché non ci sono andata ultimamente, però non lo trovo dappertutto. E questo qui, vabbè, l'ho preso giù nel Salento, quindi vabbè, anche, è anche un bel ricordo, però finito, lo cestinerò, ma è il mio preferito, il mio shampoo preferito del momento e del mese. E concludo mostrandovi un accessorio, perché stavo pensando che cos'altro c'era in questo mese che aveva colpito la mia attenzione. E guardandomi in giro, ovviamente sono questi accessori che ho appena comprato. Mi sono spatasciati qui sul pantalone, vabbè. La scatolina è qualcosa di davvero adorabile, è a forma di macaron. Vi devo fare un video su tutti i miei oggetti pazzi, perché a volte acquisto solo, ma chi è che non lo fa? Per la scatola, per il packaging, insomma, come meglio dir si voglia. E sono questi due. Mi sono fatta fare questo anellino. Eccolo qua. E mi sono fatta fare ovviamente anche il braccialetto. Sono davvero molto belli, non mi stanno dando nessun tipo di reazione allergica, io lo so. E concludo il mio video dei preferiti con una cosa molto molto mielosa, me ne rendo conto, però lo devo dire e lo devo fare, anche perché questo è il mio canale, quindi dico e faccio quello che voglio. No, vabbè. Volevo semplicemente dire a Veronica che sono davvero davvero contenta di averla conosciuta sia qui sul web, quindi qui su YouTube, e fare quindi questi video in collaborazione, ma soprattutto sono contenta perché l'ho vista di persona e ci siamo appunto rincontrate per questo evento ed è bello che su YouTube capitino queste cose meravigliose, quindi insomma, sì, chi se ne frega di tutto il resto, sì, sembra la canzone di Vasco Rossi. Ah, non vi ho detto la canzone del mese, perché in realtà ci ho pensato. Però non ce l'ho, quindi bypasso questa cosa, anche i film perché non guardo film, però l'unica cosa che vi posso dire è che mi sono innamorata della fiction italiana Grand Hotel. Andate a vedere i miei due video dove io parlo del Grand Hotel e tornando, perché volevo un po' sdrammatizzare, si sarà capito. Cioè, drammatizzare, ero troppo magari mielosa, non lo so. Comunque, vabbè, ci tenevo a ringraziarla. E a fare una cosa, vediamo se sì, ho scovato anche loro. Ci tenevo a ringraziarla pubblicamente e a fare vedere una cosa che mi ha regalato. Se la tiro fuori, perché è stata davvero troppo carina, mi ha fatto davvero piacere. Io non avevo niente, giustamente, per contraccambiare, però ci tengo a farli vedere. Questi sono gli orecchini che mi ha regalato. Chissà perché, fucsia fluo, chissà, forse mi piace il fucsia. E ci tenevo appunto a ringraziarla pubblicamente, grazie Veronica, grazie insomma, del bel pomeriggio che abbiamo passato insieme, spero ce ne saranno tanti, ma questi sono affari nostri, ce la vediamo dopo in privato, perché io amo tenere molto, forse si sarà capito, certe cose nel privato, quindi questo è tutto per questo video dei preferiti, spero tanto vi sia piaciuto, fatemelo sapere, mettete mi piace e se vi va iscrivetevi al canale, così la smetto di gesticolare, ve lo prometto, se vi iscrivete io smetto di gesticolare. Saluto Veronica, le mando un grosso, grosso, grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video se vi va. Ciao!